Direttore Paolo Bravo, buonasera, ben trovato. Siamo ormai alla vigilia della partita con la Triestina, un grosso impegno profuso da tutto e da tutti per affrontare i playoff. Sì, ribadisco quello che ho detto anche in questo periodo. La società ci ha messo nelle condizioni per fare tutte le cose al meglio. Abbiamo qualche acciaccato che speriamo di recuperare e niente, affrontiamo una squadra importante, una squadra che è stata costruita per vincere, che si è migliorata a gennaio dopo un inizio così non nelle loro probabilmente aspettative. Una squadra forte che ha cambi e noi ci daremo battaglia. Dai colleghi giornalisti sono arrivate delle domande anche in relazione al campo. Si giocherà in casa, però non a Bolzano ma a Bressanone. Questo può incidere? Ma io dico che sicuramente giocare in un campo dove sei abituato a giocare, così qualche sfumatura in più in senso positivo te la può dare, però ci sono due porte. L'erba c'è, le righe ci sono e quindi è uguale per tutti. E ci sono due risultati su tre. Ci sono due risultati su tre che comunque sono obiettivamente un vantaggio, però credo che nella partita secca sia un meno vantaggio. Nei due scontri probabilmente ha un po' più di valenza, è comunque un vantaggio questo. Sportivamente e onestamente bisogna dirlo. Lei da attento osservatore, quali indicazioni ha tratto dalle prime partite dei playoff? Ma sono state più probabilmente emozionanti e altalenanti le partite dei playout. Credo che quelle dei playoff abbiano un po' rispecchiato i valori in campo. Non ci sono state probabilmente grandissime partite. Probabilmente la squadra che mi è sembrata stare meglio è credo il Catanzaro, e le altre partite sono state tutte di grande equilibrio. Ma mi rendo conto che dopo un grande periodo di inattività ci voglia anche un po' di tempo, qualche partita per entrare in sintonia con il campo, anche se purtroppo o per fortuna non è che hai grandissime partite, ogni partita vale la vita. Visti i playoff anomali di quest'anno, è stato necessario riprendere lavorando sia sulla mente che sul corpo. Sì, probabilmente tutte e due, perché i giocatori, lo staff, ma anch'io, probabilmente pensavamo di non giocare più e quindi hai dovuto attivare anche questa cosa, però sinceramente i ragazzi si sono fatti trovare pronti, atleticamente preparati e quindi anche questo è comunque un valore. È una deficienza che hanno tutti e quindi si parte a pari merito. Che partita ci aspetta domenica? Ma è una partita che non avendo gli storici non si sa, ma questo vale per noi e per loro. Dipende da come stai nella partita, dalle emozioni, dipende poi come si affronta atleticamente, quindi sinceramente non so dare un indirizzo, sicuramente sarà una partita difficile e dura. Non ci saranno i tifosi, si giocherà per forza di cose a porte chiuse. Si sente in chiusura di questa intervista di lanciare un messaggio, un saluto a tutte le persone che ci seguiranno per forza di cose a distanza? Beh, sicuramente il nostro pubblico ci avrebbe dato una mano, questo non è così, non è così, però sono sicuro che anche lontano dalla squadra saranno vicini col cuore, questo noi basta e avanza.